le sensazioni e emozioni che si provano o che penserete di provare, insomma, questa preparazione per San Siro? La prima emozione forte è quella che abbiamo in questi giorni, nel senso che appena siamo entrati è chiaro che è la prima volta che entriamo a San Siro, per cui per la conferenza stampa siamo stati qui, e già è stata un'emozione forte immaginare di essere qui fra qualche mese, ma l'emozione più forte l'abbiamo avuta in questi giorni quando abbiamo saputo che già 2 mesi dalla data, dall'evento, siamo già oltre 25.000 paganti da tutta Italia. E questo è quello che poi rende magico il posto, lo rende simbolo, no? Cioè il fatto che da tutta Italia si possa partire per venire a un concerto di Negramaro in un posto che poi diventa ancora più magico, oltre che alla rappresentabilità e la rappresentanza di quello che è successo in questo posto, dai concerti alle partite importanti, credo. Quindi così si è un agglomerato di emozioni che ti esplode dentro, come devo dire ogni volta succede in ogni concerto, però in questo caso, considerando l'evento, ti dà una marcia in più. Sì, ho visto che molti di voi sono taggati, stilizzati, costume national. Capita spesso. Che tipo di rapporto avete con il look, la moda? Ve la studiate o vi vestite come no, vi gusta? Sicuramente consideriamo alcuni stilisti come Ennio e altri, insomma, artisti, che un taglio, un costume, un abito fatto bene è come un quadro d'arte per me, per noi, non lo so. Con Ennio Capasa siamo anche degli ottimi amici, capita spesso di usare le sue robe perché ci piace, cioè, comunque abbiamo un rapporto d'arte con l'abbigliamento, con la moda in genere, non ci interessa la moda del momento, ci interessa vestire quello che ci piace, che non ha epoca, non abbia comunque insomma una moda da seguire. Internet e musica, come vivete questo rapporto? Da musicisti e soprattutto anche voi, che utilizzo fate di internet? Cioè scaricate la musica, ascoltate i pezzi su MySpace, che tipo di come lo vivete questo rapporto? Ma internet in qualche maniera è il supporto del futuro per la musica. E al momento sicuramente non è una piattaforma attraverso cui conviene a tutti, no? Almeno vista la pirateria sfrenata anche negli ultimi anni, magari non è per forza quella la strada del futuro, però comunque sta lì, lì. I passi tecnologici sono stati fatti in avanti e quindi confidiamo in un accesso anche più universale per tutti, più facile soprattutto e soprattutto a portata di mano per chiunque. Noi sì, lo usiamo tanto internet da anni, comunque siamo più o meno internet dipendenti, lo facciamo un po' per lavoro, un po' per passione, un po' per svago. Niente, confidiamo nei prossimi decenni perché si possa trovare un equilibrio fra la distribuzione della musica e la piattaforma internet. Ragazzi, un saluto a Blogosfere di gruppo. Un saluto agli amici di Blogosfere da Negramaro. Ciao. Ciao. Ciao Catorina. Ciao ragazzi, e in bocca al lupo. Ciao, Crepo.